Ciao, sono Fabrizio Dalisera. Se vuoi addentrarti nel mondo degli armonici, dei sovracuti e degli split tones o multiphonics, ti consiglio di guardare questo video. Ma intanto, sigla. Prima di iniziare ci tengo a dirti che ogni settimana pubblico un nuovo video che riguarda la sfera del sax e del jazz. Quindi se vuoi sostenermi iscriviti al mio canale così puoi aiutarmi ed inoltre puoi anche essere aggiornato sui prossimi video. Ci tengo a fare una premessa per evitare fraintendimenti che spesso vedo, cioè alcuni vedono gli split tones o i multiphonics come una tecnica e la tecnica dei sovracuti e della produzione dei suoni armonici come un'altra tecnica. È vero che l'effetto sonoro è diverso, però in realtà sia il registro sovracuto e sia i multiphonics sono di fatto dei suoni armonici. I suoni armonici che poi si estendono oltre al range delle note acute di fatto diventano dei sovracuti. I suoni armonici che non vengono centrati causano la produzione di più note contemporaneamente che, sbattendo con i loro battimenti, creano l'effetto degli split tones o multiphonics. Quindi questo che cosa vuol dire? Che per sapere produrre queste tecniche dobbiamo studiare i suoni armonici. Da che cosa possiamo partire? A me piace questo testo, Top Tones for the Saxophone. Sigurd Rushfield è stato un musicista classico che ha integrato la tecnica dei sovracuti nella musica classica ed è stato anche un po' un pioniere dello studio di questa tecnica. Oggi voglio sottoporvi questo esercizio. Parte dal Si bemolle grave, Si bemolle ottava, quinta, ottava e ritorna al suono fondamentale. Prima dal Si bemolle, poi dal Si, poi dal Do, poi dal Do diesis. Poi chiaramente questa cosa può anche continuare, però intanto già fino a qui non è un lavoro facile. La cosa su cui secondo me dobbiamo porre il massimo dell'attenzione non è tanto riuscire a fare questo con lo strumento, che ovviamente per carità è importante, ma è quella di cantare prima i suoni, prima di riuscire a suonarli. Perché? Perché solo in questo modo saremmo sicuri di avere in testa il suono giusto e di cercare poi di produrlo con lo strumento. In questo modo facciamo anche un lavoro di ear training che è assolutamente fondamentale in generale e tanto più nel produrre i suoni armonici, perché di fatto useremo solo la posizione. Se avete dubbi su cosa sia la serie dei suoni armonici, ho già realizzato un video su questo, il link è in alto a destra. Allora, che cosa voglio fare? Suono il Si bemolle grave e poi voglio cantare le note successive. Eccetera. Fate questo, veramente un consiglio che vi do: superate l'imbarazzo di cantare, tanto non è che dovete cantare in pubblico, primo. Secondo, la storia ha dimostrato che anche cantanti terribili sono stati in grado di scalare le hit parade. Quindi cantate senza problemi. Adesso lui fa la stessa cosa dal Si grave. Si grave. Si, ottava, quinta, ottava e ritorno alla nota bassa. Anche qui provo a cantarlo prima, mi do la nota grave. Poi la stessa cosa dal Do.
pure dal do diesis. E così via. Questo è il primo step. Adesso due parole sullo split tone che ho suonato all'inizio del video, cioè questo. Anche qui si tratta di suoni armonici, perché sentite che sono degli armonici che non sono centrati, quindi anziché produrre una sola parziale, vengono prodotti più suoni parziali che sbattono con i battimenti l'uno con l'altro e creano i multiphonics o suoni multipli. In questo caso la diteggiatura che ho usato è questa del Si bemolle grave senza la chiave del re. Ok, per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Lascia un commento se sei interessato a questo argomento o se vuoi vedere qualcosa di diverso sui prossimi video. Ciao!